Vado. Allora, questo qui è il nuovo sistema che stiamo presentando oggi, 21 settembre 2011, ed è Nikon One, composta da due modelli, la J1, questo modello qua, che è il modello più piccolino, che andrà su una fascia di prezzo all'incirca di 599 euro, e il modello V1, che appena il mio collega la riporta, magari ci sarà modo di farla vedere, che è il modello invece di punta e andrà su una fascia di prezzo di circa 8,49. Cosa hanno di particolare queste fotocamere? A parte tutta una serie di funzioni nuove, la velocità e la qualità d'immagine. Velocità perché riescono ad avere delle cadenze molto veloci in ripresa, fino a 60 frame per secondo, e in qualità d'immagine, una qualità e una potenza mai vista fino adesso, perché lavorano con il doppio processore, quindi con un X-Speed 3 doppio in modalità parallela. Allora, le funzioni sono queste che vediamo sulla ghiera, semplicissima e intuitiva da usare. La prima funzione è lo snapshot, che dà la possibilità di realizzare una fotografia in movimento composta da un video, degli istanti che precedono e seguono lo scatto, più un'immagine fissa e tutto su una base musicale. Le basi musicali possiamo scegliere tra quattro modelli, che sono appunto bellezza, onda, relax e dolcezza, e possiamo appunto scegliere che tipo di musica. Sì, ecco, questo è il modello invece di One, cioè, che è il modello di punta. Come vi dicevo, è arrivato giusto appunto quella che avevamo prestato per far vedere gli snapshot. Questo è uno snapshot ed è questo, vedete? Filmato e rallentato, più un'immagine fissa. Adesso c'è l'audio veramente basso, noi lo alziamo un pelino, riandiamo. E questa è la funzione snapshot. La funzione invece Smart Photo Selector, che è la seconda, permette con un solo clic di realizzare 20 immagini, di cui te ne propone 5, le migliori, con la sua intelligenza a vedere gli occhi chiusi, l'espressione, e di quelle 5 ne fa soltanto una per la scelta, che tu puoi andare a modificare o vogliare tra queste. Esatto, guardate, scatto le foto, ho realizzato 20 foto in questo istante, di cui me ne propone 5. Come faccio a vedere quali sono le 5? Così, 1, 2, 3, 4 e 5. Quella che propone è questa, e le altre sono queste. Se io voglio modificarlo, ovviamente seleziono quella che secondo me è migliore per luce, espressione, audio. E questa è un'altra funzione. Dopo ci sono le immagini fisse, che possiamo scattare, abbiamo detto, con un frame rate di fino a 60 frame per secondo, e i filmati in full HD a 60 frame per secondo o in modalità rallentata a 400 frame per secondo, con una risoluzione molto più bassa, 640x240. Selezionabili da qua. Su questa macchina qua abbiamo il mirino ottico, non abbiamo il flash. Il flash è un accessorio opzionale, che è questo qua, l'SD-MC5, questa no, invece la J1 sì, questa qui si monta un accessorio opzionale, questa però ha il mirino elettronico, cosa che quella non ha.